Il complesso del Barrocchio, costruito negli anni 70 dalla provincia di Torino a Grugliasco, ospita oggi l'Istituto di Istruzione Superiore Curie Vittorini, nato nell'anno scolastico 2016-2017 dalla fusione di due istituti. Oggi il Curie Vittorini è il più grande complesso fra gli edifici scolastici gestiti dalla città metropolitana di Torino. Occupa una superficie di 37.000 metri quadri all'interno di un'area che si estende per ben 280.000 metri quadrati. Quasi la metà della parte esterna del complesso ospita il centro rugby gestito dal CUS Torino. Ci troviamo all'interno dell'edificio scolastico Curie Vittorini di Grugliasco, il più grande complesso scolastico della città metropolitana di Torino. Occupa una superficie di circa 37.000 metri quadri e sorge su un'area di quasi 280.000 metri quadrati. L'edificio è molto articolato, si compone di un corpo centrale su cui ci sono i due corridoi lunghi di collegamento che mettono in comunicazione sei bracci, tre al lato nord e tre al lato sud, composti da un piano terreno, un piano rialzato in cui sono ospitate le aule principalmente, 60 aule nei bracci e altre aule sono nel corpo centrale assieme ai laboratori. In totale abbiamo circa un centinaio di aule a disposizione. E il complesso tutt'oggi è interessato da interventi di adeguamento e di manutenzione straordinaria legati a un progetto PNRR dell'importo di quasi 12 milioni di euro. Il progetto si compone di una serie di interventi, tra cui interventi di adeguamento sismico, di adeguamento normativo per ai fini del conseguimento del certificato di prevenzione incendi. Altri interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno le coperture e il rifacimento di alcuni blocchi servizi totali nel corpo palestre e parziali nel corpo aule. Verrà rifatto l'impianto di illuminazione completo nelle palestre e altri interventi di adeguamento nella parte aule. Verrà rifatto completamente anche nella zona degli uffici. Essendo interventi particolarmente invasivi e dislocati in più aree dell'edificio scolastico, si è concordato assieme alla dirigenza scolastica un piano di interventi per cui verranno solamente interessate al massimo 5 locali scolastici e quindi verrà garantito il proseguo dell'attività scolastica.